I campioni d'Italia sono al lavoro, è partita ufficialmente con il raduno di ieri pomeriggio infatti la stagione 2017-2018 della Lube Volley. In 8 su 13 hanno risposto all'appello del nuovo coach Gianpaolo Medei, mancano ancora gli atleti impegnati con le rispettive nazionali. Sento la responsabilità, un po' anche l'emozione, ma soprattutto sono molto, molto motivato. È normale che anch'io voglio mettermi in luce cercando di portare questo gruppo a giocare una pallavolo di alto livello, a far migliorare soprattutto i giovani, e poi è normale che l'allenatore della Lube, l'obiettivo per l'allenatore della Lube è quello di vincere, quindi cercheremo di far di tutto per, in tutte le competizioni a cui partecipiamo, per arrivare in fondo e giocarci un trofeo da portare a casa. 4 i nuovi acquisti con Taylor Sander, ancora impegnato con la nazionale Stelle Strisce, sono stati presentati gli altri 3, il palleggiatore francese Pierre Puyol, lo schiacciatore Sebastiano Milan e il libero Andrea Marchisio. Le opportunità vanno prese al volo e soprattutto sono un ragazzo che si è sempre veramente impegnato tanto, e per me questa è una gioia immensa vedere che il lavoro che porto avanti da tanto tempo è comunque stato colmato e ripagato da questo traguardo per me molto importante, che è vestire questa maglia da Lube. Adesso bisogna pedalare ancora più forte. La soddisfazione è tantissima. Quando ho ricevuto la chiamata davvero non sapevo se crederci o cosa, e ho firmato subito. Davanti ho Grebenico, che è il migliore al mondo in questo momento. Però sono curioso di vederlo allenare per poter imparare da lui, e comunque onorato di vestire questa maglia quest'anno. Alla conferenza stampa presenti anche tanti tifosi entusiasti alla vigilia di una stagione che vedrà la Lube impegnata su ben 5 fronti. La prima, la Supercoppa, arriva immediatamente. Poi penseremo al campionato. Quest'anno c'è anche il Mondiale per club, è la prima volta che il club partecipa a questa manifestazione, quindi ci teniamo a far bene, e poi far bene significa giocare la finale per vincere. Questo è l'obiettivo, sappiamo che non è semplice, però sappiamo che abbiamo i mezzi per arrivarci.